tutti, benvenuti in questo video e vediamo che spazio e distanza fanno innamorare. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente. E metti un like se il video ti è piaciuto e condividi questo video con i tuoi amici. Inoltre, se vuoi fare una donazione al canale, è sempre ben accetta. E inoltre ti ricordo che puoi tranquillamente, diciamo così, abbonarti al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino alla tastina iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema. Spazio e distanza fanno innamorare. Allora, questo è un errore che fanno molte persone, quello di credere che stare appiccicati, chip e chop, ci cioè, ricordate due, no, non erano criceti, cos'erano, scoiattoli, chip e chop, che stavano sempre assieme. Molti credono che questo generi innamoramento, in realtà no. Anche se non lo capisci, tu dai spazio a una persona e dagli distanza, e vediamo cosa significa con spazio e distanza, e vedrai come si innamorerà di te. È la magia, diciamo, di comprendere e applicare correttamente le regole dell'innamoramento, l'ingegneria della seduzione. Spazio e distanza sono fondamentali per sedurre. Spazio e distanza sono fondamentali per far innamorare. Che cos'è lo spazio? Lo spazio è la distanza fisica, se vogliamo, e la distanza è la distanza emotiva, mentale, attaccamento mentale. Quindi, se tu vuoi far innamorare una persona, per amplificare tutti i turbamenti, perché come ho detto in tanti video, è l'amplificazione dei turbamenti che fa innamorare. I turbamenti cosa sono? Sono quelle emozioni compresse e non espresse presenti all'interno dell'individuo che, se opportunamente, diciamo, sollecitati, generano emotività e di emotività, l'emotività è il nutrimento della nostra sfera emotiva. La nostra sfera emotiva vive e si nutre di tensioni emozionali. La nostra sfera emotiva è coinvolta dalle tensioni emozionali, è sedotta dalle tensioni emozionali. Per cui, se tu impari a dare spazio, se tu impari a dare distanza, puoi far innamorare, puoi coinvolgere, puoi sedurre. Quindi, lo spazio vuol dire non dover necessariamente stare appiccicato a quella persona, anche sessualmente, perché molte persone, soprattutto gli uomini, non si innamorano facendo l'amore, ma si innamorano desiderando di farlo. E quindi desiderare vuol dire mantenere lo spazio, mantenere la distanza. Ovviamente anche il sesso una donna può utilizzarlo per far innamorare intensamente. L'intensità è da questo punto di vista è fondamentale. Se tu fai innamorare intensamente, diciamo che ottieni dei risultati anche molto rapidi attraverso l'utilizzo della sessualità, cioè gliela dai raramente, ma quando gliela dai gli generi tanto piacere, quindi devi cercare di capire quali sono i suoi feticismi. Perché anche lì la sessualità non è soltanto un fatto tecnico alla fine, un fatto, diciamo, è la capacità di saper sollecitare tutti i feticismi, tutte le fantasie. Quindi sollecitando tutte le fantasie, fai sviluppi, diciamo, un attaccamento più intenso. Un attaccamento più forte, un desiderio più forte. È ovvio che poi ci deve essere lo spazio successivamente, perché altrimenti ti piacciono tanti ravioli, ma se tu vuoi mantenere
il piacere, diciamo, di mangiare ravioli, devi negare il possesso dei ravioli. Quindi ci deve essere un tempo per cui tu non gli fai mangiare i ravioli. Ci deve essere una situazione per cui tu eviti di dargli in pasto i ravioli, diciamo così. Ecco quindi che questo è un punto fondamentale, no? Se tu vuoi sedurre, se tu vuoi conquistare, se tu vuoi far innamorare, devi imparare a, diciamo, amplificare tutte quelle che sono le situazioni, diciamo, emozionali. Per cui creando, ad esempio, spazio fisico attraverso una sessualità, tu gli farai desiderare di rivederti. E quindi quando scatta il desiderio, perché il desiderio scatta quando una persona vorrebbe pagare qualcosa e non ci riesce. Quando scatta il desiderio, tu riesci rapidamente ad ottenere grandi risultati da un punto di vista della seduzione. Tu riesci rapidamente a ottenere grandi risultati da un punto di vista delle stimolazioni fisiche. E quindi la persona inizierà a coinvolgersi, inizierà a innamorarsi di te. E l'innamoramento che cos'è? È semplicemente il fatto di dire sono innamorata, è semplicemente la realizzazione logica, cioè la presa di coscienza logica che quella persona ti dà emozione. E questo è l'innamoramento. Cioè noi quando siamo innamorati, io sono innamorato di questa persona perché la mia coscienza ha preso atto del fatto che da questa persona provengono stimolazioni emotive. Quindi lo spazio, diciamo così, fisico va a creare analogicamente, diciamo, ad amplificare tutte le emozioni e anche, diciamo, anche le emozioni di piacere, ovviamente, perché la negazione del piacere è un'emozione molto forte, cioè io so, ti do piacere, ma poi questo piacere che tu percepisci che ti do, te lo centellino. È perché altrimenti è come se ti piacessero i ravioli e io sti ravioli che so che ti piacciono, fin tanto che te li do una volta ogni 20 giorni, tu manterrai un attaccamento, farai di tutto, penserai a sti ravioli tutti i giorni. Ma se io ti faccio fare scorpacciate, tutti i ravioli che vuoi, te ne faccio trovare a tonnellate e dopo un po', non soltanto, diciamo, sti ravioli non ti piaceranno più, ma ti daranno pure fastidio. Andrai a cercarti gli spaghetti. E quindi devi imparare. Purtroppo funzionano in questo modo. Devi imparare a mantenere le distanze. Lo spazio fisico, ma anche la distanza emotiva. Cos'è la distanza emotiva? E beh, non fare intendere a quella persona che sei innamorata. Perché anche qua una persona quando sente o sa che l'altra persona è innamorata potrebbe tranquillamente, diciamo, distaccarsi, potrebbe tranquillamente non provare più interesse. Sembra strano, però funzioniamo in questo modo. Tu dici, ma come mai? Perché, nel momento in cui, tu pensi che di avere il possesso, tra virgolette, di quella persona, anche se non la vedi mai, ma sai che è coinvolta con te, ti interessa di meno. Quindi vanno abbinate assieme queste due cose, la distanza emotiva, cioè il dare indifferenza fondamentalmente, e la distanza fisica, lo spazio. Distanza fisica che si può anche manifestare magari essendo presenti, ma non dandola, ad esempio, no? Perché la sessualità fa parte della distanza. Ecco che queste sono le leve che coinvolgono. Sono le leve che fanno innamorare, sono le leve che seducono. Devi imparare ad utilizzarle se vuoi conquistare e sedurre la persona che ti piace. Per intanto iscriviti al canale mettendo un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, ovviamente su tutti i miei canali YouTube. E poi, importantissimo, ti ricordo di fare una donazione al canale. Basta andare dove c'è il dollarino e fare una donazione, oppure vai sul tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o col computer, e seleziona l'abbonamento che preferisci. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo.
prossimo video e mi raccomando, tieni sempre alta l'asticella dell'autostima. Ciao a tutti, al prossimo video.